Da 20 anni ci occupiamo della sanità in Regione Lombardia. Bravo. Sì. Sì. Funziona la sanità in Regione Lombardia? Sì. Sì. E allora, va. Tutt'altra storia rispetto alla Lombardia. Lo scorso 22 marzo, in piena emergenza, la regione ha consentito agli ospedali che i propri dipendenti si autocertificassero la temperatura misurandosela da soli a casa. Come mai questa enorme differenza tra Veneto e Lombardia nell'affrontare l'emergenza? Eppure entrambe le regioni da più di 20 anni sono governate dalla stessa coalizione di centrodestra. Il Veneto è più pubblico di quanto non sia pubblico il sistema sanitario lombardo, quindi ospedali pubblici all'interno di ASL pubbliche che hanno però anche una struttura territoriale che eroga dei servizi a livello territoriale. In Lombardia la riforma di Roberto Formigoni ha stravolto le regole del mondo sanitario, introducendo una parificazione tra sanità pubblica e privata. Gli ospedali dello Stato si trovano di fatto a essere in competizione con le cliniche private per accaparrarsi i pazienti, per mantenere i budget e ottenere fondi. E sono stati proprio gli interventi di realizzazione della strategia di Formigoni, che era quella di fare spazio al privato e quindi di costruire il quasi mercato. Come l'ha costruito? Deprivando, snaturando, ibridando il sistema pubblico, più che dimezzamento di posti letto pubblici, e questo in contemporanea all'aumento dei posti letto privati. In provincia di Bergamo la sanità privata è potentissima, copre infatti il 50% dell'intero comparto sanitario. Le due cliniche private più importanti, con oltre 15 milioni di euro di fatturato ciascuna, sono il gruppo San Donato, oggi presieduto dall'ex vice premier Rangelino Alfano. L'altro è il gruppo Humanitas, il cui presidente è Gianfelice Rocca, gli stessi Rocca proprietari di Tenaris, la fabbrica bergamasca che non ha mai chiuso. Per l'emergenza coronavirus, gli ospedali privati di Bergamo hanno cominciato a darsi un gran da fare, ma solo a partire da un certo momento. La sanità privata a Bergamo si è data da fare dopo che è arrivata la delibera dell'8 di marzo. Che diceva questa delibera? La delibera imponeva la chiusura di tutte le prestazioni non urgenti, per cui tutto quello che si poteva rinviare doveva essere rinviato, per cui solo in quel momento la sanità privata ha svuotato i reparti, come dire, dei casi non Covid. Ed esattamente 3 giorni dopo che le cliniche private hanno iniziato a lavorare a pieno ritmo per l'emergenza coronavirus, la loro associazione di categoria, l'AIOP, si è affrettata a chiedere una deroga ai rigidi tetti spesa sui rimborsi della sanità privata. Ce l'ha detto la presidente di AIOP 3 giorni dopo. Noi ci siamo, però vi ricordiamo che dovete pagarci. Più chiaro di così non poteva essere. E se grazie alla riforma Formigoni la sanità pubblica in Lombardia è stata costretta a competere per i budget con quella privata, nel 2017 è arrivata la riforma Maroni, che ha tagliato i fondi alla medicina territoriale e di fatto ha abolito la figura del medico di base, sostituendola con quella del gestore. È vero, mancheranno 45.000 medici di base nei prossimi 5 anni. Ma chi va più dal medico di base, senza offesa per i medici di base anche qui presenti in sala? Nel mio piccolo paese vanno ovviamente per fare ricette mediche, ma quelli che hanno almeno 50 anni vanno su internet, si fanno fare autoprescrizioni su internet, cercano lo specialista. Tutto questo mondo qui, questo mondo del medico di cui poi ci si fidava anche, è finito anche quella roba lì. Hanno depotenziato un filtro importante della sanità pubblica per far ingrassare quella privata. Vincenzo Saluzzi su Facebook. 4 aprile 2020 alle ore 21:43. Lombardia, promettono un ospedale in tempi record in Fiera Expo da 600 posti letto che poi diventano 500 e poi 300 e poi 14 effettivi e forse 28. E si dimenticano che non ci sono medici da inserire in questa gloriosa opera che decantano come efficienza lombarda e ci fanno una inaugurazione faraonica come se fosse un party o una pericena in perfetto stile milanese in piena crisi di contagi e in barba ad ogni direttiva ISS.
Il Piemonte chiede di portare loro pazienti nella gloriosa opera padana Made in Fontana e gli rispondono che vogliono 50 anestesisti in cambio, stessa razza politica, nemmeno tra leghisti si aiutano e fanculo, prima gli italiani, di salviniana memoria. Non chiedo le dimissioni in questa fase emergenziale. Chiedo che la Lombardia venga commissariata perché la strage quotidiana continua e i cittadini milanesi al primo vero sole primaverile sono tornati in strada come lucertole, come se nulla fosse. Questo mi fa girare i coglioni.